Enrico Cantone. Grazie Presidente. Noi parlo del Movimento 5 Stelle, a volte anche in un linguaggio, consentite, naif, molto alla mano. Questo serve sicuramente a farci capire al di fuori anche da quest'aula. È un linguaggio che usiamo e deriva anche da quello che non è una nostra anche preparazione culturale, una nostra educazione, quando fortunatamente ci sono quelle universitarie e quelle invece che vengono dalla nostra educazione scolastica che si ferma al diploma come nel mio caso. Quindi chiedo comunque che mi prestiate attenzione perché comunque anche qualcosa interessante possa dirla oggi. E posso dire per esempio che noi del Movimento 5 Stelle non siamo il popolo del no a prescindere, siamo anche il popolo, il movimento delle proposte. Tant'è vero che una legge sul riordino delle province è stata già presentata dal Movimento 5 Stelle al Parlamento, ancora prima della legge Delrio, e qualche mese prima, ed è stata messa in un cassetto, dove questa legge, appunto perché parliamo di proposte, proponeva anche quella che era la modifica dello statuto, cioè di quello che è il regolamento che ci consente poi di andare a fare dei cambiamenti radicali come questa legge Delrio si propone di fare. Quindi andava a sostituire cioè a modificare la Costituzione, cancellava dalla Costituzione anche le parole province, perché è questo il vero scopo di questa legge, o perlomeno di quella che dovrebbe essere la legge Delrio, ma che di fatto non lo è. La confusione più piena che regna appunto in questa legge lascia e demanda praticamente dal governo alle regioni alcuni incarichi abbastanza rilevanti. E a sua volta cosa fa la regione, in questo caso la regione toscana? Lo fa nei confronti dei comuni. Rimanda ai comuni questo che è uno dei tanti interventi importanti. Vogliamo parlare, l'ha riferito anche per esempio non più tardi di 2 minuti fa l'assessore Bugli, grazie, il quale dice che nel caso dello sport è stato lasciato a decidere agli altri quello che andava fatto, non ci sono state fatte delle direttive, è stato registrato ed è stato detto questo. La confusione più piena, come dicevo prima, regna quando, per esempio, viene demandato al comune capoluogo quello che è un compito di gestione del turismo. Abbiamo già manifestato in quest'Aula con altri nostri colleghi quello che è la problematica legata a questo aspetto. Non vedo come sia possibile per Colle Valdelsa piuttosto che San Gimignano o anche Capalbio stesso poter portare alla conoscenza nel mondo delle bellezze del proprio luogo se non viene questo ulteriormente, e come succedeva prima, più o meno fatto in maniera anche, come dire, sufficiente, in ambito di fiere mondiali appunto del turismo, e penso appunto come possa un piccolo comune pensare a questo, oppure capoluogo di provincia Livorno pensare a quelle che sono le problematiche di Capoliveri, dell'Isola d'Elba per esempio. È stato detto dal Presidente Bugliani che sono state accolte in audizione accolti le delegazioni e i rappresentanti delle varie associazioni delle province e dei comuni, nonché anche rappresentanti sindacali. Ha detto che sono state recepite alcune delle loro istanze. Non crediate, anche lì ci sono delle registrazioni di questa seduta della Commissione. Non sono state recepite, sono state solo ascoltate. Assolutamente non sono state recepite. È per questo che anche noi del Movimento 5 Stelle, i due commissari, Gabriele Bianchi ed io stesso siamo stati costretti a prendere una decisione che è stata purtroppo eclatante. So che questo non è, istituzionalmente parlando, un'azione che possiamo intraprendere ogni qualvolta, ma al momento che ci siamo visti porre sulla scrivania una serie di emendamenti, e ci è stato concesso anche in maniera anche abbastanza, direi, irritante, vi possiamo concedere 10 minuti di tempo. Noi, signori, siamo dei consiglieri eletti, anche se a questo punto il PD che è rappresentato qui da 24 consiglieri è stato eletto da un toscano su 4,
quindi non sono stato eletto dalla maggioranza. Siamo stati eletti da degli elettori, appunto, con i quali abbiamo degli impegni da portare avanti. E pertanto dobbiamo anche consentire alla opposizione, in un percorso il più democratico possibile, di esprimere il parere di questa parte anche dell'elettorato. Perché è vero che siete la maggioranza, ma istituzionalmente stiamo rappresentando tutta la regione, stiamo rappresentando tutti i cittadini della Toscana, indistintamente, qualsiasi voto abbiano espresso e addirittura anche quelli che invece di andare a votare se ne sono andati al mare. Finisco il discorso, appunto, molto naif, come dicevo prima, che quello che chiedo agli elettori, chiedo ai cittadini toscani, di fare molta attenzione alle parole che vengono usate, non quelle naif che usiamo noi, ma parole come riordino, parole come riforma, parole come razionalizzazione. Attenzione, sono solo esclusivamente tagli. Sono solo esclusivamente tagli e lo dimostra anche il fatto che non si è voluto andare a intervenire con questa legge Delrio assolutamente su quelli che sono i veri costi della politica, su quelli che sono per esempio i dirigenti, ma abbiamo tagliato i posti di lavoro dei semplici e normali dipendenti come quelli che sono rappresentati dalla Polizia Provinciale, ai quali non è stato dato ancora una possibilità, o perlomeno non è prevista, a nostro parere, quello che è una soluzione ai loro problemi di occupazione. Questo processo di questo taglio, infatti non di riforma, porta ad avere ancora le province dove sono, porta ancora ad avere questi enti presenti nel nostro territorio. Quando di fatto anche nella legge Delrio, o meglio ancora in quella che è la proposta di legge numero 22 che stiamo discutendo, si parla ancora di province. Sarà demandato alla provincia a fare questo. Non è stata cancellata la parola provincia e continuerà a essere presente, continueranno a essere presenti questi costi, che, ripeto, come quando ho iniziato il discorso, in un disegno di legge che dà veramente, organizza veramente tutto il settore, come quella proposta dal Movimento 5 Stelle nazionale, ne dava una effettiva organizzazione, ne dava un'effettiva cancellazione, dando anche indicazioni su quelle che i dipendenti andavano a essere poi integrati in quelli che erano appunto gli enti più vicini, più dedicati, più predisposti appunto a prendere questo tipo di carico, chiamiamolo così, del personale, come comuni. E se pensiamo che ai comuni viene dato per esempio il mandato di pensare a quella che è la problematica dello sport, pensiamo come potrebbe essere risolta questa problematica quando lo sport prevede grandi, grossi investimenti per lo sviluppo delle leve giovanili di qualsiasi categoria sportiva, per le spese che sono necessarie per mantenere o per costruire nuovi impianti. E quando, ripeto, dal governo vengono fatti dei tagli indistintamente alla regione, e questi indistintamente le riversa sui comuni. Mi domando come potremo poi alla fine rispondere a questi tipi di esigenze che vengono, ripeto, dai nostri elettori, chiunque essi, appunto a qualunque esso partito o movimento essi appartengono. Grazie per l'attenzione.